Vi come viaggi, benvenuti a bordo. Ecco i titoli di oggi. Benvenuto a Aeroflot. Dal 1 luglio, tutti i giorni, tutto l'anno, il collegamento Napoli-Mosca. Turkish Airlines e i voli verso Istanbul. Intervista a Mr. Baltu, direttore generale Campania e Basilicata della compagnia aerea. Vi come volare, con Daniela Procida, i collegamenti estivi verso le più suggestive città europee. Aeroflot, compagnia aerea di bandiera della Russia, inaugura il volo giornaliero da Napoli verso Mosca. Il primo volo, atterrato il 1 luglio con circa 30 minuti di anticipo, è stato accolto dal rituale del battesimo dell'acqua, che si celebra tutte le volte che una nuova compagnia atterra per la prima volta in un aeroporto. Ma non potevano mancare anche il taglio del nastro da parte del comandante e la grande torta personalizzata. Benvenuto a Aeroflot, io sono in compagnia di Mikhail Novoselov. Beh, certo, dobbiamo ancora un po' perfezionare il nostro russo, che è il rappresentante generale per l'Italia della compagnia aerea. Oggi una bellissima giornata, è solo il primo volo. Che come sarà operativo? Sarà operativo proprio noi, abbiamo portato adesso più di 140 passeggeri in arrivo, poi il volo è previsto giornaliero, non solo stagionale però tutto l'anno, adesso in partenza sono già più di 110, 115, quasi 115 persone e spero che questa tendenza si prosegue proprio per tutta la nostra operatività, che penso sia molto molto lunga e proficua. Sì, grazie Mikhail, grande emozione per il taglio del nastro, davvero un altro importante volo che collega Napoli al resto del mondo. Oggi sono di nuovo in compagnia di Mr. Mohamed Baltu, che è il direttore generale di Turkish Airlines della Campania e Basilicata, con il quale già qualche settimana fa abbiamo raccontato della incredibile opportunità che grazie a Turkish Airlines possiamo avere direttamente da Napoli, cioè quella di raggiungere moltissime destinazioni dell'Asia, dell'America, insomma del mondo intero, attraverso un piccolo stopover a Istanbul. Ma oggi vogliamo parlarvi di Istanbul o Istanbul, perché nell'immaginario collettivo questa resta sempre una città molto affascinante, un po' occidentale e un po' orientale, una città da vedere che tra poco vi mostreremo, ma prima vogliamo sentire quali sono i collegamenti e quali sono un po' le politiche per quanto riguarda il volo Napoli-Istanbul di Turkish Airlines. İki kıtanın Asya ve Avrupa'nın bağlantısı olan güzel şehir İstanbul'a Sì, Istanbul è la bellissima città in cui si incontrano i due continenti. Per far volare i nostri passeggeri da Napoli a Istanbul abbiamo un totale di 10 voli settimanali. Partenza 6 giorni della settimana alle ore 10.55 e 4 giorni della settimana alle ore 19.10. Nell'operatività della prossima estate abbiamo pianificato un totale di 14 frequenze settimanali, doppio volo giornaliero. Due ore di volo che volano, è proprio il caso di dirlo, per arrivare a Istanbul, questa città. Dedichiamo il prossimo servizio.
siamo appena atterrati all'aeroporto internazionale di Napoli. Dopo il nostro breve viaggio a Istanbul incontriamo la dottoressa Daniela Procida per questo appuntamento con Vi Come Volare. Lei fa parte dell'area dello sviluppo network, un network che è arrivato a quanti voli, dottoressa? A 99 destinazioni servite. Incredibile, quindi tra poco ci stiamo preparando, è un crescendo per la grande festa. Ma Istanbul, l'abbiamo vista, una città meravigliosa, non è certo l'unica bella grande città magari dell'Asia a essere collegata. No, assolutamente, abbiamo di recente inaugurato il nuovo volo di Aeroflot per Mosca. Si tratta di un volo giornaliero e che sarà servito tutto l'anno. Quindi una aggiunta al volo che c'era già, forse meno frequente. Trattava comunque di una rotta già servita con la compagnia aerea S7, si aggiunge adesso Aeroflot, che darà la possibilità poi di innumerevoli connessioni attraverso l'hub di Mosca, quindi per le prosecuzioni. Fantastico, questi sono, diciamo, i collegamenti più significativi verso una parte, diciamo, del continente, anche se insomma Istanbul è a metà e Mosca fa già parte parecchio, no? Dell'Asia, ma ci sono poi le città europee che sono dei must veri e propri. Sì, due belle destinazioni vi consiglio per il sud della Spagna. Abbiamo Siviglia collegata da Ryanair e dal 5 settembre invece avremo Granada collegata da EasyJet, e la notizia interessante è che sono entrambe delle destinazioni che saranno servite durante tutto l'anno, quindi non solo estive, non solo stagionali. Dottoressa, naturalmente poi ci sono molte altre capitali, per esempio del Nord Europa. Sì, sì. Per quanto riguarda il Nord Europa abbiamo collegamenti diretti con Stoccolma e con Copenaghen. Stoccolma si tratta di una destinazione stagionale servita da Ryanair, Copenaghen invece sarà servita tutto l'anno, quindi ovviamente non ci aspettiamo tantissimi napoletani in viaggio per Copenaghen durante l'inverno, ma di sicuro Napoli rappresenterà una meta appetibile per chi dal Nord Europa vuole venire verso il Mediterraneo. Naturalmente queste sono soltanto alcune idee, perché poi insomma ci sono gli evergreen, no? Cioè a Londra, a Parigi. Sì, ma abbiamo sì, le classiche destinazioni che ormai sono servite da tanti anni da Napoli, Madrid, Barcellona oppure Lisbona, che è stata una novità di quest'anno, o Porto anche. Quindi insomma abbiamo un bel po' di città. So che c'è un'altra piccola città del Portogallo che si è aggiunta o si aggiungerà? Faro? Sì, aggiungeremo al network delle nostre destinazioni la città di Faro a partire dal 24 luglio, che sarà servita da EasyJet. Sì, in questo modo completiamo un po' anche il quadro del Portogallo, certo, da nord a sud, perché il Portogallo è molto secco e lungo. Sì, 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 sì. Non abbiamo che da partire, non è vero, dottoressa? Sì, sì. Allora, vi aspettiamo in aeroporto. Buone vacanze. E a voi grazie per essere stati con noi. Come sempre, questa puntata visibile presto online su vgchannel.com. Alla prossima. Arrivederci da Aeroporto Internazionale di Napoli, Yamamai, viaggiandoconluca.it. La più resistente. Carpisa Go Tech.